io credo molto in questo progetto e penso sia uno dei progetti di IVI più affascinanti per me, perché davvero riguarda l'educazione, l'educazione della società, e partendo da lì davvero può cambiare molto. Essendo l'infertilità un tema ancora poco diffuso, quando un medico dà la diagnosi ad una coppia dovrebbe cercare di essere il meno lapidario possibile, perché sono tanti concetti messi insieme, tutti in un unico momento, e spesso la coppia poi se li porta dietro per tutto il percorso, che a volte può durare anche anni, e lo può segnare, perché se ti dicono: signora, lei ha pochi ovociti e anche bruttini, lei entrerà nell'ottica che quegli ovociti saranno pochi e bruttini sempre, e già si butta giù moralmente, cioè non, già la viziamo in qualche modo il percorso. Credo che i medici dovrebbero essere molto delicati e spiegare da capo, perché le coppie spesso non sanno nulla quando arrivano in un centro. Per questo il linguaggio della fertilità è importante, per questo è nato questo progetto, perché se è vero che le parole creano la realtà e non il contrario, con le nostre parole possiamo far capire qual è il percorso corretto senza giudicare. Per questo io lo dico sempre ai pazienti quando escono fuori nel corso delle nostre visite, magari le parole: ah no, ma è colpa mia perché non sono venuta prima, oppure eh no, il problema è mio, non è il mio marito. Allora lo dico sempre, qua non esistono colpe, per cui il giudizio lasciamolo fuori dalla porta, non è colpa di nessuno, così come quando mi dicono: non avrei dovuto arrivare qua solo adesso, ho sprecato anni a fare trattamenti che non mi sono serviti. E però dico sempre, anche lì non stiamo a pensare al passato, pensiamo al futuro, partiamo da oggi e definiamo le cose con un termine che non sia in pieno di giudizio. E i pazienti, purtroppo le pazienti, ogni giorno invece mi raccontano aneddoti intrisi proprio di giudizio. Uno dei motivi per cui abbiamo aderito veramente volentieri a questo progetto è anche questo, no? Noi cerchiamo sempre di dire la verità con maniera e modo, ovviamente, che è giusto che venga utilizzata, e un linguaggio più semplice, chiaro, rispettoso può aiutare anche chi deve ascoltare ad ascoltare meglio. Ecco, quindi io credo che debba essere rivolto sicuramente ai giornalisti che diciamo scrivono di queste cose, sicuramente ai medici, sicuramente a una cerchia amicale e parentale che a volte diciamo invade, no? Senza me. Noi abbiamo fatto un piccolo sondaggino quando ci avete invitato presso le nostre iscritte per chiedere quali sono le frasi più infelici, no? Che ti sono state rivolte, no? A parte quella: sei un ramo che non dà frutti, che mi ha agghiacciato e l'ho anche scritto sul pezzo che vi ho mandato. E, cioè, noi abbiamo avuto insomma amici: ma com'è che non avete figli? Ma che te lo devo spiegare? Come si deve fare? No, il classico un po', ecco. E quindi sicuramente hanno una responsabilità, sicuramente anche i pazienti, secondo me, hanno un po' il bisogno di scremare tutte queste mole di informazioni grandissime che gli arrivano e affidarsi un pochino di più. Sì, io da ex paziente di IVI credo che un linguaggio appropriato e inappropriato durante i percorsi di PMA sia fondamentale, sia molto più importante di quello che in realtà uno specialista pensi. Perché quando una coppia esce dallo studio, torna a casa e dà luogo ad un rimuginio incessante. In quel momento la coppia, quando è nello studio, è come se fosse un contenitore vuoto, è svuotata totalmente e ha bisogno di riempirlo. Può riempirlo solo con il linguaggio che utilizza lo specialista che ha di fronte. E poi non solo il linguaggio in senso stretto della parola, il modo in cui parla, il tono di voce, la dolcezza che trasmette e a volte anche il silenzio. Qui la dottoressa, che mi ha dovuto comunicare la diagnosi di aborto interno, ha avuto una dolcezza incredibile. Con le lacrime agli occhi mi ha detto: Martina, mi dispiace tanto, facciamo in modo che questo sia l'ultimo. Quando io sono tornata a casa mi sono aggrappata a quelle parole. Allora, la forza di una iniziativa di questo tipo, secondo me, è proprio quella di rompere lo schema.
ti do uno stimolo, pensa. Pensa diversamente. Pensa prima di parlare. Pensa prima di parlare. Invece di dire così, si può dire così. Ti assicuro che i risultati sono completamente diversi e lo stato d'animo dei due interlocutori è completamente diverso. Il paziente sta meglio, ma anche il medico, anche l'amico, anche il familiare. Perché spesso queste frasi, queste parole che ci vengono dette, perché poi ci fanno male? Non solo perché toccano dei punti deboli, ma perché purtroppo spesso, e questo molto succede nelle donne, anche negli uomini, ma nelle donne di più, scatta l'autoaccusa. E quindi poi, a parte il linguaggio con la società, che è importante da cambiare, il linguaggio con se stessi, direi. Perché se ho cambiato quello della società, però non posso anche essere così severo con me stesso e quindi autoaccusarmi, di sentire minore la mia autoefficacia. E quindi anche il dialogo con se stessi, il linguaggio da usare con se stessi, secondo me, può migliorare.